Gentili telespettatori, ladies and gentlemen, donne e uomini di buona volontà, persone libere e oneste di tutto il mondo, honest people around the world, today is a very, very sad day, but at the same time is a day, an important day, a day of peace, a day of speranza, because il seme che questo grandissima personalità, che il cavaliere Silvio Berlusconi, il senatore, il presidente Silvio Berlusconi, incarnazione esemplare in tutti gli ambiti, nell'industria, nella politica, nello sport, nella cultura. Non dimentichiamo il libro che Silvio Berlusconi ha scritto su Thomas Moore, su Tommaso Moro, da sempre Thomas Moore, che i comunisti hanno sempre preso come loro. Thomas Moore, che i comunisti hanno sempre preso, o i cattolici del cazzo hanno sempre preso come loro riferimento. Berlusconi ha scritto un libro su Thomas Moore dimostrando che Thomas Moore era tutto fuorché cattolico o comunista. Pensate, pensate. Ebbene, Berlusconi se n'è andato, pensate, fino all'ultimo oppresso, anzi, oppresso anche da morto. Quando Rosy Bindi, più bella che intelligente, Rosy Bindi, più bella che intelligente, ha osato, cioè questo verme, ha osato dire, questo verme di Rosy Bindi, ha osato dire che i funerali di Stato di una persona così straordinariamente importante non sarebbero opportuni. Ma Rosy Bindi, tu dovresti essere giustiziata. Tu, Rosy Bindi, dovresti avere la sedia elettrica, la sedia elettrica. Tu rubi soldi allo Stato, agli italiani, tu dovresti avere la sedia elettrica, perché tu rubi soldi agli italiani. Tu rubi soldi agli italiani, Dio porco! Dio porco! Rubi soldi agli italiani, Dio cane! Travaglio! Tu rubi soldi agli italiani, Dio porco! Porco Dio! E voglio significare il mio affetto e la mia riconoscenza per Silvio Berlusconi. Indosso la maglia del suo Milan, sapete che io amo la Fiorentina e non il Milan, cioè. Ma rispetto così tanto Berlusconi che metto la maglia del Milan, vedete? Anzi, propongo il gemellaggio Fiorentina-Milan. Lo propongo, sì, lo propongo. Così come lo propongo per il Napoli di Maradona, propongo il gemellaggio Fiorentina-Milan, Dio porco, perché Berlusconi è stato veramente un gigante. E un gigante. Fra poco vedremo il col funerale, veramente un gigante. E sì, io propongo, porco Dio, propongo il gemellaggio Fiorentina-Milan. E beh, il Monza, vabbè, il Monza lo sapete. No, un attimo che ci aspetto. No, un attimo, collegamento. Ecco. Boh. Allora, a parte questo, ringrazio. Ah, una cosa voglio dire, tanto alla fine non riceverò nulla. Giuro che le donazioni che arriveranno su Videoteca di Preista, vabbè, no, quello, vabbè, no, niente, niente, no, vabbè. Comunque, volevo dire, allora, niente, devo prendere una pillola per il mal di testa fortissimo, perché sono molto triste, perché fino all'ultimo, sì, però, ecco,
Se Biblioteca dei Preisti è d'accordo, le donazioni vorrei che andassero a tutti i preisti poveri. Porco Dio. Non lo so se sei d'accordo, se è d'accordo Biblioteca di Preista, io lo dico, non lo so, cioè, seriamente lo dico, vabbè, dai, non lo so, me lo dica Biblioteca di Preista, non lo so. Non lo so, perché, non lo so. Non lo so. Non lo so, non lo so. O vado a qualche figa, a qualche figa. Non lo so, ma adesso comunque cerchiamo il funerale. Prendo una pillola prima di testa. Intanto comunque metto quella canzone, intanto. Perché deve essere comunque un giorno di festa oggi, Dio porco. Di festa, così voleva Silvio Berlusconi. Così voleva lui. Porco Dio. Figa se sto male, Dio cane. Sto male per colpa dei comunisti. Sto male per colpa dei comunisti, Dio porco. Dei comunisti. L'Italia è l'unico paese al mondo, Dio porco, dove sono rimasti i comunisti e la Chiesa, Dio porco, Dio. Porco Dio. L'unico paese di merda al mondo dove sono rimasti i comunisti e la Chiesa, Dio cane, porco, e il Papa, Dio porco. Che porco Dio, quando muore il Papa, quando, ragazzi, quando muore il Papa o Mattarella, quando muore il Papa, Mattarella, la Bindi come si chiama quello lì, o Travaglio, Tramaglio? Travaglio? Chi è? Chi cazzo è? Quello che scrive. Chi cazzo è? Travaglio? Travaglio? O quell'altro lì? O quell'altro che scrive sui camorristi? Chi è? Cazzo è? Quello lì che scrive sulla Camorra, quel coglione del Gomorra, lì, Dio porco. Quell'altro, come si chiama quel coglione del Gomorra, Dio porco Dio? Quando muoiono, dovete dire i funerali, ma secondo me andrebbero sempre. Perché il funerale? Ma buttateli ai pesci, porco Dio, ma neanche ai pesci, Dio cane, porco Dio. Porco Dio. Bastardi. Pensate che Berlusconi ha pagato 900 miliardi di tasse? Dio porco. Bastardi. Comunque, ecco, adesso vediamo dove posso vedere i funerali, se li fanno, se li trasmettono almeno. Porco Dio. Tutti i coglioni. Mal di testa, che odio, porco. Comunque, faccio un applauso intanto a Silvio Berlusconi, alle Coppe dei Campioni che ha vinto. Pensate, ha vinto quattro Coppe dei Campioni, mi sembra. Quante Coppe dei Campioni ha vinto il Milan di Berlusconi? Ah, vedi che lo sapevo? Vedi che lo sapevo? Ne ha vinte quattro. Comunque tu sei una bastarda, tu sei una deficiente. Che al termine della stagione 2023 il Milan vince la settima Champions League della sua storia, la quarta dell'era Berlusconi. Ha vinto quattro Coppe dei Campioni, battendo i rigori nella finale di Old Trafford la Juventus di Lippi. Pensate, sempre Forza Viola, ragazzi, facciamo così, no? Sempre Forza Viola. Lo sapete, ma è giusto avere la maglia del Milan perché per Berlusconi, è giusto. No, facciamo così, 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 facciamo così. Non voglio fare pagliacciate, dai, porco Dio, non voglio fare pagliacciate. Dai. Che mal di testa che ho.
Puoi collegarti con i funerali di Stato del Cavaliere Silvio Berlusconi? Vuoi fornire la posizione a Today News? Ma non voglio dare la mia posizione, ma anche no, no, ma anche no, ma anche no. Secondo te do la posizione a Mattarella, bastarda di merda, comunista, 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 bastarda. Io odio i comunisti. Io odio i comunisti, io odio il Papa, io odio i comunisti, io odio i preti, porco Dio! Io odio i comunisti, io odio i preti, Dio porco! Chiaro? Io odio i comunisti, io odio i preti, Dio porco! Io odio il Papa Francesco, Dio porco! Ok? Chiaro? Più chiaro di così? È chiaro? Bene. Potrò dirlo? Sì, ma proprio mi fa schifo, cioè è diverso, mi fa schifo. I preti mi fanno schifo, i comunisti mi fanno schifo, schifo. Rosy Bindi mi fa schifo, ok? Se per te, Rosy Bindi, non è opportuno fare il funerale di Stato al Cavaliere Berlusconi, per me non è opportuno neanche. Non è opportuno seppellirti con la carta igienica, capito? Neanche la carta igienica per te, neanche della carta igienica, ok? Neanche quella è troppo per te, è troppo, è troppo. Buono, adesso va così, neanche quella. Dio cane, Dio cane, Dio cane. Com'era il coro della Fiorentina? Che comunque, che sono per la Fiorentina, com'era il coro della Fiorentina? E forza viola, Maremma bucaiola, e forza viola, Maremma bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te, e forza viola, e forza viola, Maremma bucaiola. Vabbè, ok. Bombe nell'aria. Comunque facciamo così, facciamo così, per adesso grande, un applauso al Milan, anzi, facciamo così, facciamo così, facciamo così, prima di togliere la maglia del Milan, faccio sentire la canzone del Milan. Comunque sì, donate anche per rispetto di Biblioteca di Preista, donate perché è un network potente. Ecco, per esempio, Videoteca di Preista fa sforzi enormi per tenere questo spazio. Bisogna dire anche questo, è vero anche questo, cioè è vero anche questo. Donate, donate veramente, porco Dio, donate, altro, non date i soldi, porco Dio, alle offerte in chiesa, Dio cane. Piuttosto andate in chiesa e attenzione, entrate nelle chiese, quando il prete va in sacrestia del cazzo, li fottete tutte le offerte e date al dipreismo. Non è rubare quello, perché quelli, i soldi li ruba il prete, capite? Vuol dire restituirli al dipreismo, capite? Non è rubare l'elemosina, Dio porco! È la Chiesa che ruba le elemosine, capite? Non è reato quello, porco Dio, non è reato, mi raccomando. Cioè, tutto ciò che è nelle chiese non è mai rubare i dipinti, porco Dio. Ah, che roba come mia rubare che è il Michelangelo, porco Dio. Porco Dio, i calici d'oro, tutto da prendere, non è rubare quello. Loro non devono avere un cazzo, loro sono ladri,
porco Dio. Uguali nelle sede dei partiti del comunista, un cazzo. Loro non devono avere un cazzo, non devono neanche esistere, Dio porco. Non devono esistere, Dio porco! Dio cane, che cazzo vogliono? E zitti anche i 5 Stelle, zitti, porco Dio, zitti, zitti. Non devono esistere, porco Dio. Per me esiste solo Forza Italia, la Lega Nord, Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega Nord, e basta, mio porco, e basta, in Italia, il resto che cazzo è? Oh, che cazzo è? E basta, mio porco, e basta, che cazzo è? Oh, le altre sono merda che rubano soldi, porco Dio. Ah, Casa Pound, sì, Casa Pound, però no, no, a me interessano solo i tre di Bologna, e basta, mi interessano. Sono quelli di Bologna, e basta. I tre di Bologna sono seri, il resto fanculo. Oh, mi chiudono la diretta, porco Dio, mi incazzo. Porco Dio, mi toccano la diretta, mi incazzo, come porco Dio. Vengo fino in Cina, Dio porco, fino in Cina arrivo, porco Dio. Fino in Cina, Dio porco. Buon, adesso fammi sentire il bila, dai, Dio cane. Ma non c'entra dire merda, io sono della Fiorentina per dire, ma non c'entra, è l'esempio che conta, porco Dio, Madonna, non ho capito un cazzo, porco Dio, però il Papa lo applaudite, se, porco Dio, quel coglione, ma dai, merda, non ho capito un cazzo, mal di testa che odio, porco, ma la figa c'è un po' di, ecco, comunque, mila merda. Ma per caso dico, guarda che Berlusconi ha perdonato Bossi, Berlusconi. Io ero in via Bellerio a quei tempi, Berlusconi ha perdonato Bossi. Ma voi non sapete un caso, cioè Berlusconi ha perdonato Umberto Bossi? Cioè, ragazzi, voi non avete idea? Non si può dire un cazzo su Berlusconi. Non si può dire un cazzo su Berlusconi. Sti invidiosi di merda. E Berlusconi amava le donne. E porco Dio, cosa doveva fare? Porco Dio. È la colpa amare le donne, Dio porco. È la colpa, Dio porco. Ma porco Dio. Ma robe incredibili. Ma solo in Italia, ma robe incredibili. Ma Dio cane, robe incredibili. Pensate che Berlusconi dava da lavorare ai comunisti. E lui era talmente onesto che faceva lavorare a Mediaset, fa lavorare i comunisti. Pensate, e queste merde di comunisti li davano addosso, porco Dio. Li davano addosso lo stesso. Pensate che merde. Figa. Cioè, papa di merda, perché non fai santo Berlusconi, porco Dio? Papa di merda, perché non fai santo Berlusconi, porco Dio? Spiegami. Perché non lo fai santo, porco Dio? Perché non fai santo Berlusconi, porco Dio? Perché? 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 Papa di merda. Perché, porco Dio? Papa di merda. Coglione, bastardo. Perché? Perché, porco Dio? Dio cane. Devo girocarmi la cappella? Papa di merda. Di pre, un consiglio, ti prego, come rimorchiare una bella ragazza, Arianna, e di... Arianna, ok. È semplice, devi dirgli questo, devi dirgli, ciao Arianna, mi dicono che sei bellissima, devi dirgli, guarda, io, devi dirgli questo Arianna, devi dire che hai un difetto, tipo sono povero, Arianna, io sono povero, sono vecchio, ho un difetto, tipo, sono devi dirgli che sono un monopalla, ma poi non è vero, ma io voglio solo vederti,
Ok? E intanto ci vai, e poi là la fotti, capito? È così che si fa. Porco Dio. Ah, non va un cazzo, porco Dio. E forza viola, Madonna bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. E forza viola. Aspetta, prendo l'altro telefono, ho mal di testa, figa, devo farmi. Che maglia ho addosso? Non mi ricordo più che. Qual è il giocatore? Non mi ricordo più chi c'è dietro. Cos'è? Pirlo? 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 Che è il nome? Pirlo? Chi è? Pirlo? Chi è? Pirlo? Pirlo? Chi è il nome del giocatore? Chi è Pirlo? Pirlo o no? Chi è? O Shevchenko? Shevchenko chi è? Shevchenko, figa! Shevchenko, porco Dio! Un attimo. Forza viola, Madonna bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. E forza viola, Madonna bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. E forza viola, Madonna bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. E forza viola. Oh, ma fra poco mi collego, eh. Ma sapete che c'è un troione di Milano, un troione, una gran figa, che mi ha scritto e mi fa: ma ciao, ma tu vuoi incontrarmi? Ho detto, vabbè, sì, Troia, vieni, l'ho detto. E poi sta puttana, sono mesi che fa, mi manda, mi fa, io c'è un avvocato che mi dà tanti soldi. Ho detto, ma Troia, che cazzo vuoi soldi? Vuoi soldi, vuoi soldi, porco Dio? Quanti soldi vuoi? Ma io non ti do un cazzo, Troia. Manda foto, sapete, ma un troione totale, porco Dio. Vabbè, comunque, a parte questo, tra poco sono pronto. E allora. Ah, nel frattempo, mentre sto per collegarmi con Silvio con il funerale, puoi anche fumare su TikTok, Dio cane. Porco Dio, devo fare un caso. Mi chiedo un'informazione tecnica per cortesia. Io ho sto telefono, ascoltatemi per piacere, ho questo telefono. Beh, allora, Papa e comunisti sono entrambe merde, ma fra Papa e comunisti, meglio i comunisti. Proprio il Papa, proprio merda totale. Perché almeno i comunisti, porco Dio, vanno a figa, cioè, almeno quelli vanno a figa, almeno. Proprio il Papa è una merda, proprio il Papa è una merda totale. Però entrambi sono delle merde. Domanda che mi chiedo. Io ho sto telefono del cazzo, ok? Siccome ero fatto, ho perso lo sportellino. Va bene? Nessuno me lo ripara. Nessun Samsung mi dà il sportellino. Come posso fare per dove lo compro lo sportellino, Dio porco? Sì, lo uso l'uovo bianco. Ma che butto? Butto un cazzo, butto, porco Dio. Ma non butto un cazzo che è pieno di bianca e poi ho tutti i numeri di spaccini. Come devo fare qua, porco Dio? Che bastardi. È vero, vado da uno che aggiusta i telefoni. Bravo, bravo, bravo. Oh, grazie, che amore questo ragazzo, questo qui, bravo, che ha scritto, cerca su internet, Dio cane, no, uno ha detto, bravissimo, Gasolide, che bel nome, brava, ce l'ho io te lo regalo, come me l'avessi fatto, grazie amico mio. Mi ricordo che a Parma, dove abitava Bello Figo Gu, c'era un giapponese, un cinese che aveva queste cose. Bene, ci siamo pronti per collegarci con tutto.
Vediamo se mi ha scritto il troione di Milano. Va bene, comunque. Allora, intanto sentiamo la canzone del Milan, così la posso levare la maglietta che ho troppo. E forza viola, Madonna bucaiola, tutta la settimana io penso solo a te. Madonna, guarda i messaggi che ricevo, pazzi, pazzi time, Eros, Eros life. Mi scuso con la ragazza dell'altra volta che pensavo fosse un virus, cioè invece era veramente una ragazza, pensavo fosse un come si dice, un token. Buono. Sapete che vi dico, seguo i funerali non sulla Rai, ma li seguo direttamente su YouTube. Vaffanculo, anche se mi fa schifo che YouTube. Porco Dio. Minchia se sto male di nuovo, sto male, porco Dio. Sto male, porco Dio. Minchia, sto male. Si può andare? Dove vuoi andare? A fan... Sì, puoi andare a fanculo. Si può andare a fanculo. Puoi andare a fanculo, sì. A fanculo puoi andare. Si può andare a fanculo. Puoi andare a fanculo. A fanculo puoi andare. Miss Sanità a Amsterdam. Funerale Berlusconi, vediamo. Mi sento male. Se ti senti male... senti male, fatti una pista se ti senti male, porco Dio. Dio porco. Oh, porco Dio, l'altro giorno ero con degli amici, ho visto un calabrone che neanche nel protozoico esistevano. Così, un calabrone così, porco Dio. Un calabrone così, a doppio corpo. Così, Dio porco! Così! Neanche nel protozoico! Sapete perché? Perché c'è il disgelo degli, dei, c'è, qui a Praga c'è il disgelo di esseri enormi dei ghiacciai. Cioè, i brontosauri si disgelano. Il che ho pensato? Ma se si disgelano gli antichi animali preistorici? Si disgelano anche i coccosauri. Cioè si disgela anche tutto il cocco che è rimasto congelato di Cleopatra, dei Maya, degli Aztechi. E quindi io adesso ho capito dov'è il calabrone e sto cercando di capire dove è andato. Perché? E nella notte scura scura sarò là della radura a cercare, a scavare finché il cocco troverò e quello buono, quello vero, quello antico, quello vero, quello potente, perché finalmente, porco Dio, avrò in mano tutto il continente. Dai, Andrea, ma che cazzo fai? Ma sei fatto, zio? Minchia, minchia, ma sei fatto? C'è il funerale del padre di tutti i padri, del padre della democrazia? Beh, della democrazia, no, del padre del padre di Canale 5, porco Dio. Pi, 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 pi.
Dai, basta, porco Dio, comunisti di merda. Funerale Berlusconi, Dio porco. Ed è morto anche un altro grandissimo personaggio, Francesco Nuti, vero tifoso della Fiorentina, me lo ricordo. In diretta, funerale di Stato, Rai News, vediamo, porco Dio. Che schifo, Mattarella, ma vai a cagare, Dio porco! Merda! Porco Dio, falso di merda! Porco! Porco Dio! Ora poverino, to, vara Berlusconi, vara, 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 ma cosa ma porco Dio, ma almeno il rispetto di non. Ma bastardi, merde! Se sono un presidente, giusto questo, figa. Vediamo, ma porco Dio, espone un cartello, vergogna di sta. Cosa fa vergogna di Stato? Un signore con addosso una maglietta con scritto io non sono in lutto. E un cartello, è naturalmente basta. Come, ma che me, questo. Sì, va bene, ma questo è uno qualsiasi. E la Bindi, porco Dio, e la Bindi allora, porco Dio, eh? E Mattarella? L'inizio dell'omelia di Monsignor Mario Delpini. Ma porco Dio, ma porco Dio! Guarda, io giuro, porco Dio, io giuro, Dio porco, io giuro, Dio porco, io giuro, porco Dio, porco Dio. Porco Dio cane! La mia ome. Io se dovesse. Io porco Dio cane, porco Dio, io so già chi deve fare la mia omelia, porco Dio. Vediamo se qualcuno indovina chi deve fare la mia omelia. Vi dico solo che. Anzi, no, non ve lo dico niente. No, tanto. No, non dico un cazzo. Non dico un cazzo, non dico, tanto non indovinerete mai. Anche perché, ecco. Da bello via, bello via. Ah, Don Ambrogio, porco Dio, Don Ambrogio, stai attento, i Don Scalte ti cercano, porco Dio. Stai attento, Don Ambrogio, porco Dio, hai rotto il cazzo, hai rotto il cazzo. Hai rotto il cazzo, porco Dio. Cazzo, io vorrei essere sepolto al Franchi. Vabbè. Sarà domani. Però, beh, i comunisti di merda, eh? Quando è morto Umberto Eco, comunista, tutti i. Ma va. Dai, Rai di merda. Ma dov'è sta cazzo di diretta, Dio porco? Non c'è un cazzo da fare, però la Meloni, figa, la Meloni che cazzo fa? Deve. Dai, porco Dio, Meloni, porco Dio, perché rende difficile la visione della cosa? Dio porco! Ieri hanno arrestato Trump, hanno arrestato, porco Dio, anche, Dio porco! Dio
Dio cane, sti comunisti di merda, sti comunismo, comunismo di merda, Dio porco. Il vero nemico è il comunismo. Il comunismo. Il comunismo. Ma su Telegram, su videoteca di Preista Telegram, porco Dio, trasmettete il funerale, Dio porco, Dio can. Dai ragazzi, forza Dio porco. Videoteca di Preista Telegram, o facciamo vedere solo il porno, porco Dio. Videoteca di... Vabbè che è meglio, però... Videoteca... Vediamo. Per rendere accessibile il gruppo anche da iPhone, vi invito a spostarvi su questo nuovo gruppo. Fatelo perché mi incazzo se non lo fate. Questo gruppo non può essere visualizzato perché è stato usato per diffondere contenuti pornografici. Ma Dio porco! Ma porco Dio! Ah, non vedo un cazzo qua. Ah, proprio anche questo telefono, scusate. Oh, cazzo, l'avevo visto per un attimo, l'avevo visto per un attimo. Un secondo, un secondo. Ho visto un attimo il funerale, un secondo. Porco Dio! No, il presidente Trump si dichiara non colpevole. Speriamo, porco Dio. Pensate che io, la stessa tipa. Cioè, pensate, io ho in comune con Berlusconi Sara Tommasi e con Trump Stormy Daniels. Porco Dio. Cioè, è incredibile o no, porco Dio? Cioè, praticamente il mio cazzo è entrato nella... Cioè, praticamente il mio cazzo è un cazzo mondiale. Cioè, il mio cazzo... Ma non è uno scherzo, porco Dio. Il mio cazzo ha visto tutte le guerre... Il mio cazzo... Ma il mio cazzo è un cazzo mondiale. Ma non è uno scherzo, Dio porco! Il mio cazzo è... Il mio cazzo, praticamente, diciamo, ha dei cromosomi... Degli Stati Uniti di Putin, Trump, di Putin, Berlusconi e di Trump, porco Dio. Dio porco Dio! Chi mi manca? Chi mi manca ancora? Basta! È un cazzo atomico! È un cazzo atomico! È un cazzo, devo stare attento perché se scoppia il mio cazzo, scoppia il mondo. Porco Dio! Ma non è uno scherzo, Dio porco, eh! Allora no, è un cazzo globale. Cazzo globale, 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 cazzo globale. Cazzo globale, ma non è uno scherzo, eh? Allora no, allora no, allora no. Allora no, allora no, allora uno scherzo, allora uno scherzo, allora uno scherzo, allora uno scherzo. Allora no, porco Dio, puoi vedere le cose. Porco Dio. Dio porco. Allora no, porco Dio. Ci sono le prove. Porco Dio, ma io me lo sentivo per non parlare della mia ex moglie Stormy Daniels, cioè Riley Steele, Dio porco, porco Dio, ma Dio porco, cosa, ma io devo stare attento al mio cazzo, eh? Devo stare attento, porco Dio, non so cosa può venire fuori, Dio porco, non so cosa può venire fuori, ma infatti in Area 51, quando sono entrato, la polizia mi ha adocchiato subito, ma porco Dio, è un cazzo alieno, è un cazzo alieno, ciao Alessandro. Dai, ma Andrea, ma perché non riesco?
Allora, oh no, quando vengono rimbeccati, oh, porco Dio, che domanda mi fai, caro? Che cazzo domanda mi fai? Ma sei impazzito? Ero in carcere da rimberga, ero in carcere, Dio porco! Ero in carcere da rimberga, non dirlo neanche per scherzo, Dio porco! Ero in prigione da rimberga, io, porco Dio! Che domanda è, porco Dio? Ma Dio porco Dio? Ero in carcere da rimberga, io, come capite chi? Ma che domanda mi ha fatto, porco Dio, sto qua? Ero in carcere a Norimberga, io, Dio porco. Ma che domanda mi hai fatto? Perché mi hai chiesto questo, Dio porco? Ma Dio porco Dio? Ah, niente, no, non preoccuparti, Krypton, non preoccuparti, Krypton, non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti, non preoccuparti. Penso che mi trasferirò a Catania comunque. Perché sapete perché? Perché c'è molto pacchio. C'è molto pacchio, voglio fare la valle. La valle, la valle. Se io sono gay, cicciolina è vergine. Pensate, poverino, guardate. Morte Berlusconi, evento acuto all'alba. Correte, correte, papà sta morendo, non c'è più nulla da fare. Pensate, poverino. Pensate. Ah, una cosa. Sapete che, ecco, Ryanair. Ecco come non pagare il secondo bagaglio sui voli low cost. No, c'è un piccolo particolare. Ryanair non va pagato per un cazzo. L'Eurospin dei cieli non va pagato per un cazzo. L'Eurospin dei cieli non va pagato per un cazzo. Non va pagato proprio. Non va pagato proprio l'Eurospin dei cieli. Dai, Troia, scaricami l'applicazione Apple, bastarda puttana. Scaricami YouTube. Scarica YouTube. Ormai ho perso il funerale, l'ho perso, non sono riuscito non sono riuscito a collegarmi. Avevo anche un altro telefono io buono per una volta.
Pippo, Pippo, fromilizza, ti prego. Compro coca in Monte Lapo, tutto pippato come l'apo. Saliamo sopra un carro armato, brum, di preismo sullo Stato. Pippo come una canaglia. In attesa di collegarmi. Perché non ho un cavo? Ah, un attimo, vedo un secondo. Ah, è possibile. Cazzo la TV. Ma dai, ma non posso. Ma perché non va un cazzo? Forse perché devo essere io che vi allontano. Perché si va a calare. Comunque c'è un canale dove fanno la notte fanno il porno qua, la notte. C'è un canale qui dove fanno la notte fanno il porno, il porno, il porno, il porno, il porno.
Però porco Dio, arriva telepace, telepace Dio porco, telepace. Porco Dio. No, li chiamo e tiro un bestemmione, porco Dio. Oh, finalmente Dio porco, finalmente Dio porco, finalmente Dio porco. Finalmente Dio cane, finalmente Dio porco. Zacvičili sme s cenami. Ceny, ceny nízké sú. Som sa prebral, ne? Ja to ani nevidia. Cenová bomba je tu. Stylové domácí pohod. Ora proviamo a collegarci col funerale di Stato. Però aspetta, non vorrei che ci bannassero un attimo, facciamo così. Ok. Ok, finalmente la cerimonia può avere inizio. Finalmente la cerimonia può avere inizio. Signore e signori, ci scusiamo per il disagio di circa un'ora e mezza, ma ora, ladies and gentlemen, now the ceremony started. In onore del Cavaliere Berlusconi sentiamo l'inno del Milan. 4 Coppe dei Campioni vinte. L'ultimo saluto a Silvio Berlusconi, io, avvocato della Di Pello, voglio dare con la canzone del Milan. Via, Milan, sigla. Porco Dio, porco Dio! Stop it,
Grande Silvio Berlusconi, grandissimo! Grazie, grazie Berlusconi, per quello che hai dato all'Italia, grandissimo! Grandissimo! Fanculo i comunisti, fanculo i comunisti, fanculo, fanculo i preti dal primo all'ultimo, al papa di merda, porco Dio. Sogno un presidente come Berlusconi alla Fiorentina. Grande, grande Silvio, grande. Pracovat stejně zodpovědně s naším účtem pro děti a teenagery. Ok. Allora, vediamo se riesco un attimo a collegarmi adesso con i funerali del grandissimo Silvio Berlusconi, poi faremo un ritratto e su altri aspetti. E poi mi interessa in particolare andare a vedere quelle facce da cazzo di Travaglio dell'Annunziata e funerali Berlusconi. Vediamo un attimo a che punto siamo. Io mi incazzo subito. Siamo nel 2023. L'Italia, oltre ad essere l'unico paese al mondo ad avere i comunisti e il papa di merda, è l'unico paese al mondo dove si paga il canone alla Rai di merda ed è l'unico paese al mondo dove ancora non è possibile avere una diretta, porco Dio. Io mi ricordo di Pre-TV. Cioè, la Rai, porco Dio, ancora vuole avere il monopolio, Dio, porco Dio! Ma porco Dio! Ma che è sta troia? Come mai è venuta in piazza con questa maglietta? Diciamo che il primo motivo che mi ha spinto a venire qui è per i miei figli, perché ho voluto dimostrare a loro che anche in situazioni surreali come questa si può esprimere il proprio dissenso in modo pacifico e rispettoso. Però è sempre importante manifestare il dissenso quando si percepisce che si stia verificando. Però io sto parlando, anche lei che... non si dovrebbe neanche presentare, perché è proprio di casa. Al di là della persona, è un cattivissimo gusto, non è la logica della persona. No, lei è educata a presentarsi così per farsi. Allora, questa
questa avrà un marito, ecco, suo marito avrebbe dovuto il giorno del concepimento di questi poveri figliuoli, avrebbe dovuto leccarli, aprirgli le gambe e dirle, leccarle la figa, e nel contempo tossire e introdurli il Citotex. Porco Dio, se c'ero lì io, a calci in culo, porco Dio! A calci in culo, porco Dio! Ti mandavo, a calci in culo la mandavo via, porco Dio! A calci in culo, Dio porco! Ma affanculo! Dio porco Dio! La mano al... Ma vai a cagare! Mi sono rotto il cazzo! Lo commento! La mano al prete! Ma vai a cagare! Parliamo di troie che è meglio, parliamo di troie! Mi sono rotto il cazzo! No! Parliamo di troie! Caro Silvio, guarda, l'unico erede sono io, porco Dio. L'unico erede sono io, porco Dio. Cos'è la polizia? Parliamo di Troia, dai che devo parlare. Parliamo di Troia, porco Dio. La mano, da me, mai la mano, porco Dio! Raccontaci tu contro con Pamela Anderson. Quale Pamela? Pamela Anderson? Sì, ma l'unico erede. Il gesto più bello di Berlusconi è quando... Ma che è la polizia, Dio porco? Dai, adesso devo uscire, perché devo uscire, ragazzi. Comunque, vi leggo le ultime mie ricerche su Google. OnlyFans, Dipartimento Americano Vigili del Fuoco. TikTok downloader, l'intervento giudiziale, Catafate TV, Uno Mattina. Allora, Berlusconi, il gesto più bello di Berlusconi è quando dice moglie più bella, quando dice al giocatore della... Ecco qua, io adoro questa scena, questa è la scena più bella. Solo per vederla, io sono vecchio, non ce la fa, però mi piacerebbe, perché tutti dicono che è la più bella. Ciao! Bravo Silvio, bravissimo, bravissimo. Bravo, questo è Berlusconi. Per vederla, io sono vecchio, non ce la fa, però mi piacerebbe, perché tutti dicono che è la più bella. Ciao! Arrivederci ragazzi, ciao! Bravissimo Silvio Berlusconi, bravo figlio. Perché tutti dicono che è la più bella. Bravo porco Dio, bravo Dio porco. Figa, soldi e basta. Figa, soldi e zero comunismo. Questo è Berlusconi. Il resto un cazzo, porco Dio. Bravissimo, porco Dio. E poi una volta Berlusconi come me disse, devo andare, ora vi lascio, devo andare a Troia, così disse, vediamo se lo trovo, andare a Troia Berlusconi, andare a puttane, andassero a fare in culo ste merde, andare a puttane, devo a Berlusconi, Dio porco. Buonasera Presidente. Partiamo.
tutto bene. Allora, partiamo dalle note magari positive. Il vostro primo ritorno in Serie A a 5 anni dall'ultima volta, era il 9 aprile 2017. Che emozione è stata inizialmente? Non è un ritorno, è la prima volta che ci andiamo. E in 110 anni il Monza non è mai stato in Serie A. Abbiamo cercato di rinforzare la squadra, qualcosa di buono è venuto fuori, anche stasera ho visto. Questo è... Andare per... L'ho trovato. E adesso lo battiamo. No, però ascolta, mi servono 500 euro per mandare a Mignotta. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare. Bravissimo, cazzo! E adesso lo battiamo. No, però ascolta, mi servono 500 euro per mandare a Mignotta. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare. E adesso lo battiamo. No, ma l'ordine. Ascolta, mi servono 500 euro per andare a Mignotta. Scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare. Porco Dio! Chi è l'unico erede di Berlusconi? Io, porco Dio! Io! Sono io, porco Dio! Io! Il dipreismo, Dio porco! Sono io, Dio cane! Affanculo tutti, Dio porco! Un attimo, leggo un fax. Faccio notare a tutti che Silvio Berlusconi non ha mai parlato male del cocco. Mai parlato male del cocco, mai. Se si impegna, lei ha come posto di lavoro. Allora saluti José, c'è ancora il commentatore, ma non dica sciocchezza, abbiamo fatto una battaglia anche in difesa di Sallusti. Forse il peggio, ma è ancora peggio del... Finalmente rimesso vestiti che non mi entravano più da tempo. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Qui ho imparato da mio padre e dalla vita. Si fa imbeccare da così. Non se la merita. Non mi piace questa cosa. Do la mano quando Forse il peggio, ma è ancora peggio del peggio. Sono peggio del peggio, no, guardi, non gliela do la mano. Quando fa così, non se la merita. Non mi piace questa cosa. Che lei fa... Non piace a me. Bravo Berlusconi. Dai suoi scrittori, ma per favore. Dai suoi amici giudici, un uomo che passano il coso in cuore. Lei dovrebbe essere un po' superiore, no? Se fosse così. 10 condanni per diffamazione. Sta buttando via... Sta buttando via... Fotti di travaglio. Guarda, puoi entrare la sedia, bravo cazzo. E chi mi ricorda?
Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda? Chi vi ricorda, porco Dio? Chi vi ricorda, porco Dio? Attilio Bonito Oliva, ma non lo conosco. È ovvio. Ma chi sei tu? Chi ti conosce? Chi ti conosce? Porco Dio! Bravissimo Davide, porco Dio! E adesso chiudo con una canzone. C'è poco da dire, Dio porco. Silvio Berlusconi, Andrea Di Pre e basta. Lo disse anche il Pancio con Bello Figo Gu. La canzone si intitola L'italiano va a puttane. Conta solo questa canzone. L'ascoltiamo insieme. L'italiano va a puttane. Canta il Pancio, fit Bello Figo Gu. L'ascoltiamo insieme. Il resto non conta un cazzo. Un cazzo. Un cazzo. L'italiano va a puttane. La conoscete? La conoscete? La conoscete? E ti battezzo Isi una trova nel nome del cocco della figa dei money. La conoscete? L'italiano va a puttane. L'ascoltiamo insieme. L'italiano va a puttane. Ovvio, grandissimo. Ecco. L'italiano. Porco Dio, bravissimo Berlusconi. Ci mancherai tantissimo, ma il tuo insegnamento rimarrà per sempre. Ecco. Come proprio porco Dio Berlusconi di Preista, veramente stupendo. Tutto proprio porco Dio, troppo buono è stato comunque. Va a puttane. Sentite cosa dice il Pancio con Bello Figo, porco Dio. La balliamo insieme per ricordare Berlusconi. E poi vado a puttane, porco Dio. Ma l'hanno già chiusa, porco Dio. Dio cane. Che bastardi. Travaglio di merda. Che è sto putanone? Comunque, se vi interessa come conquistare... Con la canzone L'italiano va a puttane. Salve a tutti, cara. Oggi parliamo di puttane. Salve a tutti, cara. Oggi parliamo di puttane. Gang. Come Marrazzo e Brenda in panda, Villa Certosa sudamericane. Che poi se vai a puttane, ma sei inserito nel giusto giro, non prendi neanche un anno ma un tapiro. Al mondo non conta chi c'è, conta Di Pre con lo zio Silvio, la Minetti e la farfalla di Belen. Orge di fatto, orge di gruppo, coi capi gruppo, in tele ormai si sente di tutto. L'italiano va a puttane, l'italiano va a puttane, l'italiano, l'italiano, l'italiano va a puttane. Grazie, grandi. Ciao Silvio! Ciao Silvio! Porco Dio! Viva il dipreismo, Dio cane! Bravo Pancio, Dio porco! Bravo Bello Figo! Bravo Dio porco! Grandi e per bambini, come Alfarioli, come Paolini, coi minori. Un voto a destra, uno a sinistra, ma quale lista? Tutti i Sardegna a sbocciare del... Porco Dio!
puttane, l'italiano va a puttane, l'italiano, bravissimi, italiani hanno solo il librismo, bravissimi. Porco Dio! Allora, adesso voglio fare un test di questa canzone, chi mi può scrivere la frase dove viene citato Silvio Berlusconi? Vediamo chi di voi mi scrive la frase dove viene citato Silvio Berlusconi, prego. Che poi se vai a puttane, ma sei inserito nel giusto giro, non prendi neanche un anno, ma un tappiro. Al mondo non conta chi c'è, conta di pre, con lo zio Silvio, la Minetti e la farfalla di Belen. Orge di fatto, orge di gruppo, coi capi gruppo, in tele ormai si sente di tutto. Italiano va a puttane. Cioè, nessuno che ha sentito la frase chiave della canzone. E di fatto, orge di gruppo, coi capi gruppo, in te, razze brenda in panda, villa certosa sudamericane. Facciamo un grandissimo applauso e merita un grande premio Davide Selva 24, faccio lo screen per ricordarmelo. No, anzi, scusate, no, grazie Davide, ma a Vito Siracusa 437 che dice: in Italia conta solo Di Pre e Berlusconi. Infatti la canzone dice: che poi se vai a puttane, ma sei sentite? Inserito nel giusto al giro, non prendi neanche un anno. Sentite? Chi c'è? Conta Di Pre, con lo zio Silvio, la Minetti e la farfalla di Belen. Al mondo, dice, non conta chi c'è, conta Di Pre, con lo zio Silvio, la Minetti, la farfalla di Belen. Al mondo non conta chi c'è, Dio porco, conta Di Pre, con lo zio Silvio, la Minetti e la farfalla di Belen, Dio porco! Che poi se vai a puttane, se il giusto giro non prendi neanche un manto a un piro.